Siamo nel cuore della vecchia Firenze, nello studio di uno dei più grandi pittori del nostro tempo. Le sue opere si trovano nei musei più importanti di tutto il mondo. Con la sua arte ha ritratto i personaggi più famosi. È l'artista che più di ogni altro ci invidiano. Più di ogni altro continua la splendida tradizione rinascimentale della nostra meravigliosa e unica Toscana. In Viva l'amore non potevamo mancare qui dal grande Pietro Anigori. Maestro, io tante volte ho detto che la semplicità e l'umiltà è nei grandi, e lei, devo dire ai nostri amici e ascoltatori, che non mi ha smentito, perché il maestro Anigori è un uomo semplice, è un uomo veramente come bisognerebbe essere tutti, è un uomo grande. Non esageriamo. Non esagero. Senta, maestro, chi più amore di lei ha dato all'arte? Io penso in questo secolo ben pochi, perché io sono un appassionato della pittura, e devo dire che lei è uno di quei pochi che hanno dato veramente tanto amore. Posso dire senz'altro che ho amato e amo molto il mio lavoro, che mi ci sono dedicato con amore, senza dubbio, fondamentalmente, anche se con questo amore comporta molta fatica anche. Molto sacrificio. E sacrificio. Senta, maestro, io col mio lavoro, ho girato un pochino tutto il mondo. Nel mondo si conosce due grandi pittori italiani, Giorgio De Chirico e Pietro Anigori. Penso che anche altri pittori italiani siano conosciuti nel mondo, perlomeno in certi ambienti, perché poi ognuno di noi ha il suo pubblico. Questo è vero, il maestro è molto buono, ma non è che magari qua tanti pittori. Adesso io non è che voglia, per l'amor di Dio, parlarne male, sì. Anzi, precisiamolo subito, ma io vorrei che fossero più conosciuti anche loro, ma forse nel mondo c'è un pochino più di sensibilità di quello che abbiamo noi. Beh, c'è una scelta che viene fatta spontanea dal pubblico, che non sempre è accompagnata, diciamo, dalla letteratura, dalla critica stampata. È una scelta spontanea che fa il pubblico di artisti che corrispondono, che danno qualcosa a loro. Ecco, perché io ho sempre pensato che un po' di responsabilità l'avessero questi critici, che qui da noi hanno l'abitudine di gonfiare certa gente a secondo. Ma dappertutto questo accade, senza dubbio ci sono delle forme d'arte, o chiamate arte, che se non si accompagnassero a delle tonnellate di letteratura probabilmente sfuggirebbero a chiunque, non ci se ne accorgerebbe. Senta, maestro, il mondo è un po' cambiato nella vita, nelle abitudini, oggi si corre, ha visto, per esempio, Firenze-Siena ci volevano 2 ore, oggi in 30-40 minuti con la macchina andiamo a Siena. Sì, si rischia la pelle. Secondo lei, ma oltre a rischiare la pelle, abbiamo guadagnato qualcosa? No, si è perso tanto questa schiavitù della velocità in tutta la vita, direi, a inciso non favorevolmente. Abbiamo perso. Non c'è quasi più la possibilità di meditare, voglio dire, di concentrarci, di guardare, di ammirare, di arricchirci. È amore che se ne sta andando. Ed è amore che il vero amore che se ne sta andando. Ma non si potrebbe fare qualcosa? Questo non lo so. Questo è un problema, direi, più grande di noi. Perché, cioè, accadrà qualcosa quando si arriverà alle conseguenze estreme di questo modo di vivere,
e ci sarà un momento di rottura, ci sarà una gravissima crisi dopo la quale probabilmente ci sarà una lenta rinascita. Ma non è che sia una prospettiva delle più entusiasmanti questa, purtroppo. Purtroppo. Senta maestro, lei sa che io ho fatto il cantante, faccio il cantante e ho sempre cantato Firenze. Voglio dirle una cosa che a me mi ha sempre fatto molto dispiacere. Vuol sapere qual è? Mi dica. Che lei sia nato a Milano. Che ci può, qui non posso proprio far nulla. No, ma me ne dispiace. D'altra parte le posso dire che una cosa che le farà piacere, che io mi sento fiorentino, che ho passato la più gran parte della mia vita a Firenze. E poi io e d'altra parte sono nato a Milano, direi per combinazione, perché nessuno dei miei genitori era milanese. Io semmai sarei di ceppo modenese, ecco. Ma se, Emiliano. Quindi sono già più vicino alla Toscana. In ogni modo noi lo prenderemo sempre a Firenze, anzi avremo modo di vendicarci con gli emiliani, perché anche Ravenna è Emilia, lei sa che a Ravenna hanno preso Dante, noi prenderemo Annigoni, perlomeno faremo, faremo un cambio poco favorevole, è un cambio che a noi ci va bene, lei è fiorentino oramai. Sì, senz'altro io comunque mi sento fiorentino, perché come ripeto sono dal 1925 che sono a Firenze, sicché è un bel pezzo. Accidenti, maestro. Senta maestro, lei oltre ad amare diciamo tutto ciò che è arte, come sportivo? Beh, come sportivo credo proprio di non costar nulla io. Ma è un po' tifoso di qualche squadra. Non sono affatto tifoso, anzi, devo dire, ecco, lì ho un mio, perché non amo i tifosi, perché non me li spiego. Perché sono fanatici, vero? Ma perché, non so, mi sembra che oggi lo sport sia troppo infagottato nei quattrini. Bravo. E quindi soffocato dai quattrini, e allora non vedo proprio la ragione del tifo. Ha perfettamente ragione. Perché lo sport dovrebbe essere a livello di tutti, bisognerebbe farlo tutti. E allora, un'altra cosa sarebbe. Senta maestro, io vorrei stare qui con lei 100 anni. No, io no, pochi minuti. Senta, io la ringrazio con tutto il cuore di averci concesso questa piccola, diciamo, e modesta parte mia. È stato un piacere. In ogni modo mi auguro di vedere presto qualche altra sua mostra qui in Firenze, che si ricordi. Ci sarà fra non molto una mostra. Che vogliono tutti bene. E i fiorentini sono veramente orgogliosi e non tutti lo sanno che lei non è fiorentino. Ma non lo divulghi. No. E poi non dica male di Milano. Milano. Milano è Pepiù. E io andavo molto a Milano perché pensi che io ho lavorato con una casa discografica che era lì a Milano, la Voce del Padrone, lei mi ha fatto 3.000 e più canzoni, che sempre a Milano. Sempre. Quindi, a Milano. Ecco. Amici, io che dirvi, vorrei, come ho detto prima, rimanere qui con Pietro Annigoni perché so di fare piacere a tutti voi, ma purtroppo la trasmissione continua e torniamo in studio. Grazie. Grazie maestro. Grazie a lei.